E oggi saluto questa splendida temperatura, c'è un po' di raffreddore ma si sta da Dio, sento pure freddino e ritorno nel caldo torrido romano. Però la cosa che mi emoziona di più in assoluto è non solo rivedere il mio amore, ma dormire a casetta nuova. Sarà la prima sera a casa nuova. Paolo è stato bravissimo, ha gestito tutto quanto, tutto il trasloco con i lavori annessi. Vi mostrerò qualcosa fra una settimana circa, perché considerate che ancora non è pronta la casa, cioè il salone è ancora pieno di pacchi e deve essere montata ancora la cucina che arriverà sabato prossimo. E la camera da letto nostra è a posto, però manca la TV, che Babi l'ha spaccata e deve arrivare. La camera di Nina è a posto, ma ci sono tutte le cose dentro e quindi dobbiamo... La mia cabina armadio è stata montata e oggi c'è la mia super Mary Poppins che mi sistema l'armadio. E la camera di Babi sarà felicissimo perché lui non aveva una sua cameretta, finalmente ha la sua camera ed è pronta, infatti lui è felicissimo. In tutto ciò, di solito sapete, le persone col cambiamento entrano in ansia, infatti molti mi dicono non sei in ansia, assolutamente no, in realtà lo trovo corroborante. mi piace, cioè che tutto insieme, capito? Casa nuova, lavori, perché ancora è un bordello assoluto, scusando il termine, matrimonio, capito? Tutto così bello, concentrato, cioè penso che casa sarà pronta praticamente la data del matrimonio. Però qualcosa prima, giuro che ve la mostro. Ah, i bagni, tutto ciò non sono neanche pronti, quindi ci faremo la doccia al nostro club. Bene. Clizia in Corvaia e il suo piccolo Gabriele hanno trascorso una vacanza in Val Gardena insieme a Mina, l'altra sorellina di Gabriele. Intanto a Roma, Paolo Ciavarro si occupava del trasloco in un nuovo appartamento. Mentre Clizia e i bambini si godevano la vacanza, Paolo ha sistemato tutto per il loro rientro. Al ritorno, Clizia andrà direttamente nella casa nuova, trovando tutto pronto grazie all'impegno di Paolo. Una vacanza rilassante per la famiglia, resa possibile dalla dedizione di Paolo nel rendere il loro nuovo ambiente confortevole e accogliente.